gentili utenti di Assist Sportivo, benvenuti per questo speciale in casa dell'Accademia delle Arti Marziali. Siamo in compagnia del maestro Giuseppe Labbruca. Maestro, buonasera. Buonasera. Complimenti innanzitutto per i due titoli vinti ai campionati del mondo, quelli con i ragazzi di Monte e di Tuma. Ecco, qual è la sua emozione? In particolare volevo precisare che sono due ragazzi in nazionale che sono in azzurro, quindi sono due anni che i ragazzi hanno vinto due titoli italiani a ciascuno e da due anni primeggiano la nazionale italiana, tra cui quest'anno Di Monte in particolare, vincendo il titolo mondiale, è diventato il capitano della nazionale italiana, quindi questo è un grande orgoglio per noi. Ecco, qual è il segreto per arrivare a conquistare certi traguardi, certi obiettivi? Io sono figlio d'arte, quindi mio papà mi ha sempre imparato che solo la costanza e il sacrificio portano i risultati. È chiaro che lo sport in generale è sociale, è cultura, quindi è la cosa che può aggregare i ragazzi tra loro, però la cosa più importante per poter arrivare a certi traguardi sicuramente è lo spirito di sacrificio. Tanti riconoscimenti, tante vittorie, l'Accademia delle Arti Marziali di Labbruca si conferma una delle migliori a livello nazionale. Sì, mio papà appunto è stato anche arbitro mondiale, quindi ho seguito le sue ombre, insomma, e per questo dagli anni 80 che riusciamo a portare dei ragazzi ad alto livello, e quindi prima mio papà e poi ci sono riuscito anch'io, perché io sono stato 3 anni in nazionale, ho fatto il professionista nell'arma dei carabinieri e quindi insomma sono stato in nazionale, e poi la fortuna è stata anche portando i ragazzi ad alto livello, sono riuscito ad ottenere a livello federale la maglia azzurra come allenatore, quindi ho allenato per 2 anni la nazionale italiana, negli anni 2001-2002. Ecco, nelle arti marziali quanto è importante che l'atleta riesca ad avere un rapporto particolare con il corpo, mente e spirito? Sì, sono 3 cognizioni che comunque fanno la differenza dell'atleta. Questa è una cosa soprattutto che deve trasmettere il tecnico, è importantissimo, perché se questo non avviene da parte del tecnico, l'atleta non riesce da solo a riuscire a mettere insieme questi 3 parametri fondamentali. Nella sua carriera lunghissima, piena di riconoscimenti, quale evento ricorda con più piacere? In Brasile, nel 99, che mi hanno rotto il setto nasale, ai mondiali. Ci racconti un po' che esperienza è stata per te? Beh, io già di esperienze ne avevo, però essendo far parte della nazionale italiana, perché ripeto, ho fatto il professionista per 4 anni e facevo parte della nazionale italiana, quindi in Brasile abbiamo fatto i mondiali di karate e non di kickboxing, e in quella data ho trovato un francese che mi ha spaccato il naso. Infatti feci un ottimo risultato, feci 5° ai mondiali in quell'anno, sì, me lo ricordo benissimo. Ecco, per chiudere, ad oggi qual è il suo personale obiettivo e quello di tutta l'Accademia? Noi abbiamo una ragazzina in particolare che sta crescendo tantissimo, la ragazzina che abbiamo in nazionale che si chiama Maria Pia Di Toma, e l'altro atleta è Di Monte Matteo. Beh, ripeto, quest'anno abbiamo avuto anche la fortuna da parte della federazione che anche il light contact, che è la nostra specialità, entra nel professionismo, e quindi abbiamo Di Monte Matteo che dovremmo comunque spingere nell'ambito, perché lui finora faceva il dilettante, quindi abbiamo avuto questa grande possibilità da parte della federazione e spingeremo per poterlo portare in alto, più in alto possibile a livello professionistico, mentre la ragazzina Pia Di Toma, 13 anni, già 2 anni in nazionale, quindi lo scopo è di portarla in giro per il mondo. Ok, grazie maestro, in bocca al lupo per tutte. Grazie a voi. Siamo con Matteo Di Monte, Maria Pia Di Toma, ecco, siete un po' il fiore all'occhiello di questa accademia, come ci si sente esserlo? Mi sento orgoglioso, soddisfatto, emozionato, soprattutto. Ecco tu, Maria Pia. Emozionato, orgogliosa. La prima persona, o comunque l'emozione che hai provato appena hai vinto i campionati del mondo? È stata tanta, perché sono fiera di me di aver raggiunto questi livelli. Per te, Matteo? A me è la seconda volta che vinco il titolo di mondiali. E no, la prima volta ero soddisfatto, la seconda ancora di più. Ecco, siete nel giro della nazionale, avete come maestro Giuseppe Labbruca, quanto è importante avere lui come maestro? È molto importante, però
Con me non è solo Giuseppe Labbruca, è anche il maestro Mimmo Scalera, che lui mi segue, che sono 4-5 anni che faccio questo sport. Per te Maria Pia? Anche per me è importante, perché sono fiera di avere un maestro così, che mi porta a fare tante cose. Quali sono i consigli che maggiormente vi dà? È che dobbiamo avere rispetto per tutti, ma non dobbiamo avere paura di nessuno, dobbiamo andare sempre con la testa alta e dobbiamo essere fieri di noi. Per chiudere, Matteo, qual è il tuo obiettivo? Il mio obiettivo è andare avanti e lottare per professionista. Il tuo, Maria Pia? Andare avanti e aprirmi una palestra con cui poter trasmettere ai bambini questa passione. Ok, grazie ragazzi, ancora complimenti.